Perché continua purtroppo a acquistare dove più gli conviene. Gli agenti di commercio hanno pochissimi diritti, tanti doveri. Radio agenti, io adesso sono a mangiare. Sembra quasi che il potere di un'azienda sia sempre superiore a quello di un agente di commercio. Grazie, ciao. Un saluto a Radio Agenti. Grazie, buon lavoro a tutti, arrivederci. Allora, sono come i bambini. Come i bambini, sono emozionato come i bambini. Perché siamo per la prima volta in assoluto in diretta Facebook. Siamo in diretta Facebook. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Io adesso mi devo abituare perché qui sul monitor vedo le persone che sono in diretta, vedo i mi piace, vedo noi, ma li vedo in delay, cioè nel senso che li vedo direttamente dalla pagina Facebook. Io in questo momento sto vedendo che è apparso il 329-672-5562 per... mamma mia come sono emozionato, sono emozionatissimo. Allora, con calma, ma si sta guardando? Mi sto guardando, ma nel momento in cui mi guardo non mi guardo. Ora, mentre mi guardo sto ancora parlando con lei. No, vabbè, ma è spettacolare. Allora, ci siamo, Obiettivo Agenti, il vostro lavoro è il nostro obiettivo, questo è radioagenti.it, quindi dimentichiamoci il video, anzi farò una bellissima cosa, adesso chiuderò immediatamente il video, perché se mi guardo mentre parlo con lei, avvocato Lorenzo Bianchi, buongiorno, avvocato Bianchi, adesso stanno guardando lei, sì, adesso io vedo lei, no, non faccio e l'avvocato Valerio Colapaoli, avvocato Colapaoli, benvenuto, buongiorno, e adesso ho visto lei che guardava, allora attenzione, fermi tutti, allora intanto saluto Tiz Tiziano Cenciarelli in regia audio, Walter Raponi in regia video, e spero che farete vedere lo studio di radioagenti.it. In redazione Francesca Sacco e Marco Potetti, Davide Ricci, che sono io, che sono appunto il conduttore. Eccoci qua, questo è radioagenti.it, non è cambiato nulla a parte il fatto che adesso io tolgo il video, perché sennò sto tutta la puntata a guardare il video e non diamo più il servizio che diamo di solito ai nostri ascoltatori. Bravo. Quindi da oggi alcune puntate di Obiettivo Agenti saranno in diretta anche su Facebook. Condividete, mettete mi piace, fate le faccine, fate come vi pare. Comunque ascoltateci, scaricate la app, perché la app è l'app di radioagenti.it che vi consente di ascoltare anche la gli radio. Haters, Anche gli haters, sì, possono fare i commenti, possono fare quello che vogliono. Per intervenire in diretta dovete sempre utilizzare il numero di WhatsApp. Il nostro numero di WhatsApp è 329-672-5562, ripeto, 329-672-5562. Allora, il tema della puntata è la sospensione del contratto di agenzia per gravi motivi familiari. Come si attiva e per quanto tempo? Ho diritto alle provvigioni sui miei clienti? Siamo partiti dal quesito di Simona. Non cambia nulla, tant'è Tiziano, voi aiutatemi Marco, perché oggi sono emozionatissimo, non so cosa combinerò. Davide, ci penso io. Dobbiamo fare prima la parola. Allora, guardi, avvocato Bianchi, già io sono emozionato, mi va via la saliva e ho l'effetto
così, quindi con calma, respiro, per mano. Respiro, devo fare come i professionisti, no, sia calmo, avvocato, non... Regia, per favore, cioè, la parola già è difficile, già è difficile, già è difficile, se ci si mette anche lei, per cortesia, avvocato Colapapi, faccia una citazione all'avvocato Bianchi, va bene, lo citi, va bene, lo cito, lo citi se interrompa per interruzione di servizio pubblico, è passata così, cita e Tarzan è passata, ma in video rimane, la parola del giorno, grazie. Tra l'altro parlano tra di loro naturalmente anche i tecnici, quindi ringrazio tutti quanti per la, come dire, per la pazienza di oggi. Tiziano, per piacere, ascoltiamo la parola di oggi. La parola di oggi è spunto. Ecco, voglio prendere spunto dalla parola di oggi per dire che di solito quando non andavamo in diretta video, quando c'era la parola di oggi è, noi tutti facciamo così, no? Adesso taglia il microfono, go. Non si può più fare, perché mentre fanno la parola di oggi si vede e niente, lui guarda adesso, guarda. Allora, che cosa è successo? Adesso la regia lo farà sicuramente, vedere. Attenzione. Quanto ha sognato dammi la 5. No, questa poi ragazzi la cancelliamo una volta che è finita la diretta, non può rimanere. Allora, io guardando verso il vetro, diciamo che vedo, sì, adesso vedo perché guardavo con gli occhiali da vicino, che delirio. La parola di oggi che spunto. Cosa dobbiamo fare con la parola di oggi? Utilizzarla anche in maniera decontestualizzata, quindi noi prendiamo spunto dalla parola che non conoscevamo per utilizzarla. Fatelo anche voi. Allora, abbiamo detto il tema della trasmissione è un tema legale, bando alle ciance, e per la prima volta in video partiamo con la trasmissione. You make me break. Mentre bevo mi vedono, di solito non mi vedevano. Se la ride potete. E per la prima volta in video, adesso l'avvocato Bianchi, possiamo dire, ci dirà, leggendo la scaletta, e adesso scaletta. I nostri ascoltatori vedono che lei scaletta. Legge, chi era il brano, qual è, sì va bene, ok, qual è il brano? Questo è Breakout dei Foo Fighters. Attenzione. Se non ricordo male è il 1999. Aspetti, lei non ha la scaletta, ma io ho una scaletta di un altro giorno, fantastico, no, ce l'ho, l'ho fatta. È questa, Dio, è questa regia, no? Che cos'è, mi faccia grazie. Vedere i... Grazie. I Foo Fighters, che Foo Fighters, ma non combattono Breakout. Più un Breakout. Va bene, allora, la trasmissione è partita, abbiamo il quesito, io direi di iniziare, quindi ripeto a tutti gli ascoltatori, se volete intervenire in diretta, oltre che sulla pagina Facebook, da dove stiamo andando anche in diretta video, potete farlo tramite WhatsApp al 329-672-5562. Partiamo con il quesito di Simone, appunto, sospensione del contratto di agenzia per gravi motivi familiari. Come si attiva e in quanto tempo? Allora, Simona ci scrive: sono diventata mamma la scorsa settimana. Intanto auguri, Simona. Mio figlio è nato prematuro e con un difetto al cuoricino che forse lo porterà ad un intervento a breve. In bocca al lupo, naturalmente, certo. Simona, sempre crepi il lupo, ma super lupo soprattutto, e viva il lupo. Sono una plurimandataria, ma di fatto ho un solo mandato. Non sei la sola, Simona, non sei assolutamente la sola. E presto ti posso dire che questa cosa cercheremo di risolverla, ma non è questo il momento per dirlo. Comunque, sono plurimandataria, ma di fatto ho un solo mandato. E con la mandante, in occasione di questa sospensione per il parto, ci si era accordati per una gestione condivisa del mandato, grazie anche alla mia collaborazione dei clienti. Trattandosi solo di incassi al momento, si pensò in parte di gestirli io con mio marito, in parte i clienti stanno autonomamente pagando tramite bonifici e in parte li avrebbe gestiti il direttore vendite. Alla luce però di questa evoluzione relativa alla salute di mio figlio, stavo pensando di chiedere la sospensione del contratto. Posso farlo? Se sì, come si richiede? Come funziona? È vero che posso attivarla per un periodo fino a 12 mesi? La mandante deve mettere un sostituto riconoscendomi le provvigioni dei clienti attivi? Considerate che, trattando il settore alimentare, i miei clienti ordinano ogni settimana. Grazie di tutto. Allora, quindi innanzitutto ripeto, ribadisco un in bocca al lupo fortissimo a Simona per il suo figlio, anzi Simona, se vuoi mandarci un WhatsApp al 329-672-5562, se sei all'ascolto ci fai sapere anche come si chiama, così gli facciamo gli auguri direttamente per nome. Però andiamo avanti, prego avvocato Colapapi, se vuole iniziare lei, sì, sappia allora, che è in video. Anche. Ah ok, allora sì.
Sicuramente innanzitutto ciò che sta accadendo in questo primo periodo è qualcosa di molto apprezzabile. La mandante mi sembra si stia comportando in modo molto corretto, c'è una scelta condivisa di gestione di questo primo periodo, si stanno organizzando. Poi alla luce di questa esigenza di Simona viene fuori questa problematica e quindi dobbiamo vedere se effettivamente lei può o meno chiedere la sospensione del rapporto. Partiamo subito col dire che sì, è corretto ciò che le hanno riferito, nel senso che lei ha diritto, in base a quelli che sono gli accordi economico-collettivi, alla sospensione fino a un massimo di 12 mesi del rapporto di collaborazione, esatto, di agenzia che ha con la mandante. Come fa a richiederlo? Basta una semplice comunicazione, insomma, ovviamente comunicazione scritta, quindi o una PEC o una raccomandata, e il rapporto di agenzia in questo periodo rimane sospeso. Rimane sospeso vuol dire che ovviamente la mandante non potrà esercitare il proprio diritto di recesso, non ci può essere licenziamento, non ci può essere nulla, però è anche vero che per dare subito una risposta a quello che è un problema che Simona ci sottopone, no, non le spettano le provvigioni sui clienti attivi, a meno che ovviamente non si tratti di provvigioni maturate nel periodo in cui Simona ha lavorato questi clienti. Però trattandosi di settore alimentare che, come ci dice Simona, vive con ordini settimanali, sì, in questo settore in questo caso lei sicuramente ha diritto a trattenere per 12 mesi il rapporto di agenzia in sospeso, però purtroppo le provvigioni non le maturerà. Okay. Stava parlando l'avvocato con la Paoli e è stato automatico che da Facebook, dal video, è arrivato subito Michele che ci saluta e ci dice ciao belli. Quindi proprio mentre parlava lei, avvocato, con la Paoli. Però, sarà, insomma, un caso, non credo. Non lo so, insomma, io ai casi credo poco. Forse prego. Non sono stato ancora inquadrato. Allora, non a sufficienza. No, volevo dire che in regime di sospensione, come si concretizza questa sospensione? Si concretizza nel fatto che l'agente originario, titolare, è fermo, sta a casa. L'azienda è libera di assegnare l'incarico ad un altro soggetto, ad un altro collega, il quale opera. E quindi, operando, riceve le relative provvigioni. Quindi l'agente originario, chiamiamolo il vecchio, non ha diritto a provvigioni sugli affari conclusi in quel periodo di sospensione dal collega, perché quelle retribuzioni vanno al collega. Ed anzi, l'agente originario, il vecchio, deve collaborare per quanto possibile, nei limiti del possibile, affinché il suo sostituto possa operare al meglio. Detto questo, mi pare, però vado a memoria. Quindi posso eventualmente fare un piccolo chiarimento su questa cosa. Allora, quindi possiamo dire che di fatto la sospensione del contratto di agenzia, che è attuabile in determinati casi che poi andremo a vedere, comprensivo della maternità, nel caso di un agente di commercio donna, ok? È attivabile la sospensione del contratto di agenzia, ma se si attiva, e poi vedremo se è obbligatorio o non è obbligatorio, perché poi ci sono tutta una serie di profili che poi vi chiederò se non sono proprio in grado di lavorare, se posso lavorare un po' meno, cioè ci sono poi tra il nero e il bianco ci sono delle sfumature di grigio, però nel momento in cui ipotizziamo la nostra ascoltatrice, quindi Simona, sospende il contratto di agenzia, non ha diritto ad alcuna provvigione durante il periodo di sospensione. È corretto questo? Non ha diritto alle provvigioni lavorate dal collega, per affari lavorati dal collega. Se invece ha già avviato trattative, ma okay, poi in quel lasso di tempo interviene la sospensione, beh, naturalmente quelle sono trascinate nel suo portafoglio. Allora, sì, io questa cosa gliela dico perché poi magari la affrontiamo dopo, perché avviato una trattativa nel settore alimentare, no? Faccio un esempio, ipotizziamo che lei non ce lo dice, però ci dice un settore alimentare, per cui ipotizziamo che sia un passaggio settimanale, anzi non lo ipotizziamo, ci dice i miei clienti ordinano ogni settimana. Ora, se io ho firmato un contratto con un supermercato,
Ok, quindi Simone ha formato un contratto e dice: ti faccio un contratto di fornitura per un anno, ti faccio un contratto di fornitura per tre anni, oppure ti inserisco all'interno del mio assortimento, quindi vieni tutte le settimane perché io ti faccio l'ordine, non ti do una scadenza e io non faccio altro che andare lì. Cioè il mazzo Simona se l'è fatto nel momento in cui è andata dal cliente per fare il contratto. Ottenuto il contratto, adesso ha purtroppo questa situazione in cui, al di là dell'evento diciamo bellissimo della paternità, però ha il figlio che ha un problema, quindi dice: io di fatto mi sa che non riesco a stare dietro alla, diciamo, al riordino, alla conferma dell'ordine, non so come spiegarlo. Quindi si trova, diciamo, il suo collega si troverebbe, sto sempre tentando di dare una fotografia a questa situazione, si trova a fare sostanzialmente un po' da raccoglitore ordine su un contratto che ha fatto lei. Questo è diverso? Guardi, come ci si comporta? Vale la pena, no? Il diritto alla provvigione è connesso all'intervento dell'agente, quindi se il nostro agente è intervenuto, naturalmente gli saranno dovute le provvigioni. Poi lei magari si riferiva ad un contratto, magari un contratto base, un contratto quadro, che poi stabilisce delle prestazioni differite nel tempo. Se quelle prestazioni poi vengono lavorate dal collega che è subentrato, oddio, in termine improprio, che ha sostituito, sta supportando, diciamo, il nostro agente per effetto della sospensione, magari quelle provvigioni possono essere equamente, concordemente divise tra i due operatori. Però Davide, mi faccia dire una cosa, perché la Simona dica. ci ha detto che il rapporto ancora non è sospeso. Sì, pare certo. Di aver capito, e mi pare di ricordare, anche perché mi scusi, ha fatto bene, prima ha chiamato noi, cioè prima di fare un passo del genere si è informata, quindi questo, insomma, chapeau su questa cosa, Simona. Cioè sì, prima di fare, però prego. Mi pare, vado a memoria, che il contratto collettivo ci dica che la sospensione per gravidanza possa essere disposta per 12 mesi al massimo, all'interno dei quali si deve realizzare il parto. Nel nostro caso il parto già si è realizzato e quindi potremmo avere come dire, una eccezione, naturalmente inelegante, fuori luogo, della preponente, la quale appunto potrebbe dire: no, ma tu hai già partorito, non hai sospeso prima, adesso perché vuoi sospendere? Stiamo parlando di ineleganza e quasi assurdità di una condotta di questo tipo, però è bene essere precisi. Faccio un po' fatica, però rimaniamo sul diritto, è chiaro. È bene essere precisi nelle nostre risposte e quindi seguire la normativa. Però, anche qualora fosse, la nostra ascoltatrice potrebbe sostenere la necessità di sospensione per malattia. Mi si risponderà: ma la malattia non è sua. Ho capito, è del suo neonato. Quindi la domanda era quella, insomma, che l'avrei fatto. Prego, avvocato Colapaoli. Io diciamo che a una eccezione così inelegante obietterei in questo modo. È vero che gli AEC ci dicono che la durata deve essere massimo di 12 mesi, all'interno dei quali 12 mesi deve essere ricompresa la data del parto. Io la interpreto in questo modo, cioè io faccio ho 12 mesi, cioè me lo rispiega un'altra volta, perché la durata massima di video. Sospensione può essere di 12 mesi, all'interno dei quali 12 mesi deve ricadere la data del parto. Questo, secondo me, non vuol dire che io debbo necessariamente chiedere la sospensione prima di partorire, ma che nei miei 12 mesi ci deve essere la data del parto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sì, oggi Simona non può chiedere 12 mesi, ne può chiedere 11, perché il bimbo è nato un mese fa, una settimana fa. Certo, quello che è. Chiaro. Quindi io parto dal giorno prima della nascita e calcolo i 12 mesi. In questi 12 mesi c'è la data del parto e quello è il limite massimo della mia sospensione. Io me la giocherei così, ma anche per un discorso di principi generali del diritto, perché sarebbe altamente, mi azzardo a dire, quasi incostituzionale una previsione che vada a limitare così radicalmente il diritto. Sì, di ma una poi persona. Abbiamo una norma molto chiara nell'articolo 1751, ma magari ne parleremo fra poco, perché io a questo tema ci associerei la seconda domanda arrivata in redazione, se è d'accordo. Non è d'accordo?
mi sembra che comunque non, come dire, no, ormai nel momento in cui lei lo dice io non posso non essere d'accordo. Anche in diretta video. Lo dice in diretta video. Quindi... con quella faccia da furbetto. No, il sorriso magico. Sì, no, quale sorriso magico? Tra l'altro è in una posizione di chiusura. Intanto salutiamo da questa diretta video di Elisa Maggin e Carlo Tollo, che conducono conduttori della, del Portafoglio, che è la nostra trasmissione, l'altra trasmissione di radioagenti.it, perché due ce ne abbiamo di trasmissioni, una Obiettivo Agenti e una è il Portafoglio, poi abbiamo le news e tutto quanto, però le trasmissioni sono due tutti i giorni, una nuova puntata alle ore 18. Ciao Elisa, prego. Allora, se vuole introduca anche, diciamo, lo spunto arrivato da un altro ascoltatore, però come dire, che è costretto per gravi problematiche familiari a dare disdetta del mandato. L'azienda non mi viene affatto incontro, che cosa debbo fare? Sì, vabbè, poi, questo sì, sì. Leggiamo sotto? No, ma io voglio... il video le ha dato completamente alla testa. Cioè, lei adesso parte e fa il conduttore. Il conduttore lo faccio io, lei fa il consulente, va bene? Lo faccia, cerca di fare del suo meglio, insomma, quello che può fare, va Se bene? Se arrivano messaggi su chi conduce meglio, poi me le deve leggere. Però prego, prego, prego. Va bene. No, volevo comunque andare avanti e parlare appunto del provvigioni. Allora, prima cosa, abbiamo detto il fatto che la data debba essere... Allora, passo indietro. Che cosa... No, ma non è possibile questa cosa. Spenga. Silvano ci dice... Spenga. Tutte teste lucide. Cioè, Silvano, ti vogliamo bene. Mandiamo la tazza a Silvano, per cortesia. La tazza di Radio Agenti, che in questo momento possiamo far vedere, ecco, che è la tazza di Radio Agenti. Tolga il Debli, andate nella Wild Cherry. Ma che vergogna. La tazza di Radio Agenti, Silvano, te la sei meritata, come se fossi intervenuto in trasmissione in diretta, perché lo ricordiamo. Oggi non poteva venire una trasmissione seria, mi dispiace per Simona. Simona, lo diciamo prima, se non riusciamo a rispondere a tutti gli aspetti che tu hai, consulenza gratuita con l'avvocato Bianchi in assoluto, ti darò il suo numero di cellulare e il suo numero di casa affinché tu lo possa chiamare la sera mentre fai la poppata delle 2 di notte e lui dovrà darti la consulenza. Detto questo, Silvano, tranquilli, lo sono anche io. Sì, ma adesso hai la tazza però, Silvano. Detto questo, manda l'indirizzo alla redazione in privato, contattiamolo poi dopo. Quindi che cosa succede? Questi famosi 12 mesi, siete con me che lei volendo potrebbe chiederlo, cioè si può applicare questa cosa, un'interpretazione, secondo bisogna me fare sì, attenzione, sì, è sì, meglio sì, chiedere, certo. Ok, quindi si può fare questa cosa. Ma detto questo, laddove, e qui mi riaggancio alla cosa che ha fatto lei, perché poi dopo lei ha detto provvigioni concordemente divise, a me viene in mente se l'agente di commercio si organizza comunque per poter comunque continuare a fare il proprio lavoro, che cosa succede? Gravi motivi di salute suoi o dei familiari, quindi nel caso in cui addirittura l'agente di commercio, il caso che ha citato lei di Stefano, a questo punto lo diciamo, che tecnicamente si trova impossibilitato a lavorare se le indennità sono dovute o meno, no? Perché poi c'è anche questo aspetto, perché l'azienda, come è così che ha detto, che la domanda sì, che ha letto lei, insomma, ma sì, ma vede, no, io avevo anticipato sostanzialmente la risposta, che è comunque in un principio di legge inderogabile, raccolto dall'articolo 1751, perché a un certo punto quella norma ci dice che l'agente conserva il diritto, ad esempio, alle indennità di fine rapporto qualora receda dal contratto per motivi di età, malattia, infermità, per cui non sia ragionevolmente possibile proseguire l'attività professionale. Ok. E dov'è la parola chiave? Qual è la parola chiave di questa disciplina? La parola chiave, come sempre, è la ragionevolezza, cioè la prestazione professionale per ragionevolezza non è possibile, non è più possibile, oppure è parzialmente possibile. La ragionevolezza ce la dà, ce la indica il mercato di riferimento, la qualità delle parti, il prodotto, il servizio venduto, eccetera, eccetera. Quindi, naturalmente, una mamma che ha appena partorito e il neonato ha dei problemi piccoli, speriamo, naturalmente non può essere ragionevolmente imposta l'esecuzione della prestazione agenziale.
Quindi questo è. Però insomma, al di là che Gilberto che dice che noi velati siamo i migliori, Gilberto, niente tazza per te, se, perché insomma non è che adesso diamo una tazza a tutti i pelati. Comunque sì, Gilberto, non lo so Gilberto, ci pensiamo magari. Adesso non possiamo dirti di sì, probabilmente quando finisce la diretta lo diremo. Però che cosa dice? Lei dice ha citato receda dal contratto perché ragionevolmente non può proseguire ad operare. Però parliamo di recesso, qui stiamo parlando di sospensione. Allora la domanda che le faccio, le domande sono realmente due. Uno, la ragionevolezza vale solo ed esclusivamente per la, diciamo, la recessione, recedere dal contratto, quindi per, la, diciamo, per smettere di lavorare con un'azienda, o può essere anche diciamo, estesa alla sospensione? Seconda cosa, laddove in regime di sospensione del contratto, faccio l'esempio non di Simona, perché vedrai Simona, tuo figlio non ha assolutamente nessun problema, andrai nuovamente dai clienti e gli farai un tombino grandissimo e venderai formaggi, salumi, fresco, alimentari, non solo, guadagnerai un sacco di provvigioni e il bambino sarà felicissimo. Che cosa succede però? Laddove dovesse per un agente di commercio qualsiasi avere un peggioramento di una situazione per cui sceglie di sospendere il contratto per motivi di salute, dopodiché questi motivi di salute ragionevolmente, dico per fare una provocazione, non si risolvono, è possibile prorogare questo periodo? Cioè, se io non mi sento molto bene, dimostro che comunque questo molto bene di fatto mi impedisce di compiere ragionevolmente il mio lavoro, il segno che hanno visto le persone probabilmente in video, ah vabbè, lo facciamo vedere allora, no, non l'hanno visto perché hanno inquadrato un'altra cosa, è questo qui, per i superpoteri, che non sono i superpoteri, questo diciamo è il segno che io dico alla regia che possiamo proseguire senza la pausa delle 13:30, che imparerete a conoscere anche queste cose. Quindi diciamo, quindi dove io ragionevolmente non posso, dimostro di non poter continuare a lavorare, sospendo il contratto per 6 mesi, poi sì. Altra domanda, posso o non posso prorogarlo, e me lo direte alla fine della proroga, raggiungo il massimo che è consentito, mi pare di capire, non dalla legge ma dagli AEC se non erro, posso fare un più 12 oppure o tutto o niente? A voi. Allora, premesso che se c'è accordo tra le parti posso fare qualsiasi cosa, quindi se noi troviamo una mandante ragionevole che capisce qual è la situazione, sensibile e attenta a quello che è quella che è l'esigenza della gente, possiamo fare tutto, cioè se c'è accordo possiamo questo periodo, okay, di aspettativa in senso atecnico, okay, prorogarlo quanto più ci serve. Detto questo, dobbiamo però far riferimento a quella che è la normativa, perché un conto è quello che concordemente possiamo fare, un conto è quello a cui la gente ha diritto invece. Okay. E per quanto riguarda il caso di malattia, io voglio immaginare che questa azienda, tanto sta per iniziare il discorso, venga incontro a Simona e che quindi non dico che paga le doppie, non paghi le doppie provvigioni, però che comunque insomma non, come dire Simona, non rompa le scatole e capisca, no, che dietro, certo, questa cosa qua c'è di fatto il rapporto umano che per un agente di commercio è fondamentale e molte aziende che sono state al fianco degli agenti di commercio nei periodi di difficoltà, chiamiamoli così, hanno di fatto messo, diciamo, un bel mark su quella che è la loro fortuna, perché un agente di commercio motivato, quando vede che l'azienda gli è al fianco, poi è disposto, non dico a dare la vita, ma insomma a dare il cuore sicuramente, con passione, molto di più. Però detto questo, quindi se ragionevolmente si può fare qualsiasi cosa per cui l'azienda potrebbe decidere di continuare a pagare le provvigioni, di sospendere non solo per 12 ma per 36 mesi, insomma se tutti e due sono d'accordo si può fare qualcosa, qualsiasi cosa, da un punto di vista legale stava spiegando cosa invece la gente ha diritto, esatto, a fare. Esatto, allora innanzitutto noi dobbiamo un attimo distinguere le due situazioni, un conto è gravidanza, un conto è malattia. Per gravidanza, okay, si parla di un'interruzione fino a un periodo massimo di 12 mesi, non c'è una sindacabilità. Ok? Perché parlo di sindacabilità? Perché per quanto riguarda invece la malattia e l'infortunio è previsto che ci sia un diritto a sospendere il rapporto con una comunicazione che può inviare o la mandante o l'agente per un periodo massimo di 6 mesi, però parliamo in questo caso di una malattia o di un infortunio che renda impossibile la prosecuzione, seppur momentanea, del rapporto di lavoro. Quindi non ogni malattia o ogni infortunio ci dà diritto a sospendere il rapporto di agenzia.
quindi il primo scoglio lei, diciamo, da affrontare, sì, è vuole finire la domanda la faccio, sì, dopo, no, no, avanti. No, no, perché lei ha detto la comunicazione, quindi la gravidanza è insindacabile, per cui ci sono, insomma, c'è una nascita, quindi esatto, c'è un periodo, sono certificati medici, ok. La malattia, lei dice, invece dice no, qui si può cercare, esatto, di capire se effettivamente è come dire invalidante o comunque non mi consente deve di lavorare. La gravidanza è causa di impedimento allo svolgere l'attività lavorativa, quindi deve essere una malattia o un infortunio che ha una certa gravità. Perfetto. Lei ha detto la comunicazione la può mandare o la mandante o l'agente, sì, conferma questa cosa? Sì, sì, entrambi hanno, cioè, spiegatemelo, perché anche la mandante, che a maggior ragione appunto se è una mandante corretta, che si trova un agente in situazione di impedimento, correttamente potrebbe dire: caro agente, dato che hai questo infortunio, io ritengo che il rapporto di agenzia vada sospeso per un periodo di 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. È una scelta, a mio modo di vedere, lungimirante quella della mandante, no? Perché appunto è corretta, prende atto delle esigenze della gente e quindi adotta questa strategia. Adesso la domanda del diavoletto, però. La domanda del diavoletto è questa qua. Allora, io ho una malattia grave, non comunico, perché comunque quando uno ha una malattia grave a volte non è che pensa troppo perché ha una malattia grave. Mi dimentico di comunicare, diciamo, all'azienda la richiesta di un periodo di sospensione, per cui non lo faccio, do per scontato che vada tutto bene, quindi che ho un periodo di sospensione. L'azienda però dice: sai che c'è, siccome non stai più andando a lavorare perché una malattia grave di fatto produce l'impossibilità, adesso non ricordo le parole che ha usato lei, ma sì, lei è l'avvocato, io faccio un'altra cosa, e quindi insomma l'impedimento rispetto a questa cosa non lo comunico, l'azienda dice: comunque, visto che non stai andando a lavorare e non mi hai detto niente, io faccio recesso per giusta causa per colpa tua perché non vai a lavorare. Potrebbe essere un... cioè, possiamo dire ai nostri ascoltatori, se non state molto bene o se vi trovate in una situazione del genere, è meglio dirlo, è meglio richiederlo? Beh sì, certo, perché comunque... Quindi non ho detto una follia. No, non ha detto una follia, perché uno dei principali obblighi che ci sono da ambo le parti è quello di correttezza e di informazione. Quindi la gente che si trova in una situazione di grave impedimento, se questa situazione si riverbera sul suo lavoro, sulla qualità del suo lavoro, quindi è costretto a stare fermo, sta fermo, non lavora, non porta ordini, a quel punto lui per primo deve comunicare alla mandante che per quel periodo non può svolgere le proprie, sì, la attenzione, propria attività. Però credo che si parli, si ipotizzino fattispecie limite, cioè quando è che per quanto, certo, tempo la gente deve star fermo affinché l'azienda possa giustificare una risoluzione immediata per inadempimento o per giusta causa? Un mese, due mesi, sei mesi? Dipende anche sempre dal mercato, quindi non credo che sia un'ipotesi frequente quella della disdetta, no, da parte del mandante, insomma. Però tecnicamente potrebbe essere anche ipotizzata / inventata. Sì, ma... che è quello che faccio io ascoltando voi, cioè io prendo spunto da quello che dite, mi viene in mente con la mia mente diabolica: ah, ma se succedesse questo, però tutto quello che diciamo spesso non succede nella realtà, ma è meglio l'azienda saperlo. L'azienda può scrivere, può fare quello che vuole, poi che... Purtroppo. Sì, ma poi ci vuole anche eventualmente la conferma in un'aula di tribunale, e il che è molto... non è semplice, ecco, diciamo, non vorrei, certo, usare, certo, altri termini, ma non è semplice. Quindi attenzione, no, io volevo ricordare... Questa volta si è interrotto da solo, cioè non l'ho dovuto neanche interrompere, lei ha fatto un concetto, no, e poi si è interrotto. No, lei ha fatto così, io come vedo la mano... Ci sono le prove video, ci sono le prove video, vedremo le prove video, prego. Che tutta questa disciplina ovviamente si applica agli agenti persona fisica. L'agente, società, bravo, diverso... avvocato Bianchi, la tazza, bravo, non gliela do, però insomma, bravo, cioè, uno scienziato. Gli agenti, vabbè, società, attenzione, non è proprio così, non è così, e mi riferisco agli agenti società di persone in accomandita semplice, solitamente l'accomandatario che gira, si affanna, se ha un infortunio, che cosa fa?
Oh, attenzione, lei ha, diciamo, non voglio fare, diciamo, la puntata su questo perché non stiamo trattando d'altro, però diciamo che nel caso della maternità, ad esempio, si ha diritto ad un assegno con le prestazioni in Asarco, no? Perché ride? Non mi viene in mente la società di capitali che partorisce la società di persone, non è una battuta stupida, però un SPA cosa fa? Partorisce un SRL, sì. Due SRL, mamma. Era carino. Guardi, non le posso dire, però adesso dalla faccia si vede quello che sto pensando. Mi faccia dire questa cosa, non lo trattiamo oggi, però sappiate che Enasarco prevede appunto un assegno, diciamo, per l'assegno parto e contributo maternità, insomma nascita e maternità, quindi andatevelo a vedere, e lo possono prendere anche in questo caso, per questo mi è venuto in mente di dirlo, l'avevo appuntato, gli amministratori delle SAS, cioè sì, diciamo quelli che sono sì. I soci lavoratori delle SAS, ma a livello invece contrattuale, riprendo diciamo quello che stavate dicendo voi, nella sospensione del contratto, questo era, no, il concetto, con la S, non con la Z. Sospensione del contratto. Ci sono i podcast che adesso potete scaricare anche video. Pensi un po', potete anche vedere il video, potete andarvela a rivedere. Avremo su questo video tantissime visualizzazioni e lei da casa che lo fa vedere a tutti i suoi amici. Finalmente amici. Mi sono andato a lamentare con la proprietà, adesso funziona video, funzionano podcast, funziona tutto. Certo. Evidentemente ho fatto bene. Certo, sì, lei sa fare il suo lavoro. E questa è la battuta, la teniamo. E dicevo, rispetto alle società che invece non solo non vanno in pensione, come diciamo spesso, ma non ne rimangono incinta né partoriscono, è corretto? Sì. Tendenzialmente neanche muoiono. Tendenzialmente. Beh, mancava il bello, lasciato a lei la parte allegra. No, io volevo fare una precisazione in relazione a quella che era la sua richiesta, no? Cioè, se poi la situazione si aggrava, non si aggrava, così. E il limite di 6 mesi dal giorno della malattia è un limite che va considerato nell'anno solare. Il che vuol dire che mi sono perso il limite di 6 mesi, forse perché ero distratto dal sorriso magico dell'avvocato Bianchi. Il limite sì, di 6 mesi, che è la sospensione per malattia. Ah, ok, perfetto. Okay, sì, dal grazie. Giorno della malattia, perfetto. Dell'infortunio, va inteso nell'anno solare. Il che vuol dire che se io chiedo la sospensione del rapporto a gennaio, a giugno ho finito questi 6 mesi. Ok. Ma se io ho un infortunio che mi accade a ottobre, okay, sospendo 6 mesi, ma in realtà non sono 6, sono 2, perché sono novembre e dicembre nell'anno solare, e poi ne potrebbero essere altri 6 nel nuovo anno solare. Quindi abbiamo, diciamo, una forchetta che ci consente di coprire, a seconda di dove poi nell'anno va a cadere l'infortunio, esatto, anche un periodo maggiore di 6 mesi. Se io mi faccio male a novembre, sono 6 più 2, esatto, sì. Se lo faccio a luglio avrò naturalmente 5 più altri, esatto, 6, quindi posso arrivare, esatto, fino a un massimo di, sì, perché sono, okay, 6 mesi da considerare nell'anno solare. Allora, quindi dicevamo, abbiamo detto rispetto a questa cosa, abbiamo detto tutto. Volevo affrontare però un tema relativo alla disdetta del mandato per invalidità, perché è un altro tema di un nostro ascoltatore che è un po' inerente a questa, diciamo, all'argomento di oggi, che devo dire non è che abbiamo scelto degli argomenti come dire così, no, così belli, perché infortunio, leggeri, malattia, leggeri, al di là che sì, poi è nato tutto dal bellissimo evento di Simona, anzi Simona, se qualche cosa, non, su qualche cosa non siamo stati chiari, fatti sentire con la redazione, ripeto, durante la puntata delle 2 di notte l'avvocato Bianchi è a disposizione. Allora, parto appunto da una disdetta del mandato per invalidità riconosciuta al 100%. Le indennità di fine rapporto mi spettano, quindi che cosa succede? Che io ho di fatto non soltanto un infortunio, no, che mi genera e mi dà la possibilità, diciamo non mi consente, no, la possibilità, per carità, di lavorare, ma è un'invalidità riconosciuta 100%. Leggo appunto il quesito dell'ascoltatore. Ho invalidità al 100% riconosciuta dall'INPS, che mi ha reso inabile al lavoro e che mi costringe a fare dimissione alle mandanti. In questo caso, quindi attenzione alla parola dimissioni, in questo caso particolare, le indennità di fine rapporto mi spettano o le mie sono considerate normali dimissioni e quindi ho il diritto solo al FIR? Diciamo che non sono dimissioni, ascoltatore anonimo, ma sono, è comunque disdetta, perché l'agente di commercio disdetta le dimissioni, poi se volete aggiungere qualcosa sono per il personale dipendente.
No, ma Davide, abbiamo anticipato il cioè sì, la risposta è sì. Abbiamo anticipato il discorso poco fa e quando la gente è costretta. La risposta è sì. Ah, ok, sì. Perfetto. Ok, chiudiamo la puntata, fine della diretta video. Sì. Ma fare un sorriso, no? Ok. Spero che non l'abbiano preso. Sì. Prego. Mi fa parlare, per favore. Quando la gente è impedito ed è costretto a dare disdetta per malattia, conserva il diritto indennitario, e questo lo dice chiaramente la legge ed anche la contrattazione collettiva. Qui a maggior ragione poi nel caso del nostro ascoltatore, dove c'è certificazione che attesta il 100% di impedimento da INPS, e quindi quella è la prova provata del suo diritto alla risoluzione, alla dimissione con salvezza del diritto indennitario. Attenzione però che, e dico attenzione perché mi è capitato qualche volta nella pratica di incontrare qualche agente di commercio che mi dice: avvocato, io sto male, do disdetta, ho 5 aziende, do disdetta a 2, le altre 3 me le tengo così le gestisco meglio. No, perché la ragionevolezza di cui all'articolo 1751 potrebbe far sorgere qualche problema, qualche opposizione delle aziende disdettate. Cioè, o si cessa definitivamente la lavorazione, la professione da agente di commercio e quindi si conservano i diritti indennitari, oppure potrebbe sorgere qualche problema. Perché, lo ripeto, va tutto inquadrato nella ragionevolezza. Quindi diciamo l'esempio che fa lei è interessante. Lei dice: io sono un agente di commercio plurimandatario, sto male, sono impossibilitato a lavorare al 100%, e allora a quel punto, perché l'INPS mi ha certificato la malattia, io ho 3 aziende, va bene, le cesso tutte e 3, quindi a tutte e 3 dico: signori, sono impossibilitato, questo è il mio certificato medico, da quello che ho capito ho diritto alle indennità di fine rapporto. Quindi come se l'azienda mi avesse mandato via lei, o come se io fossi andato in pensione sostanzialmente. Ma allo stesso modo, laddove io abbia lo stesso identico certificato INPS che attesta il fatto che io sono inabile al lavoro al 100%, va bene, ho 3 aziende, dico: però io sono inabile al lavoro al 100%, però con un piccolo sforzo, mettiamola così, 2 aziende che sono quelle che mi danno la maggior parte del lavoro non ce la faccio, perché comunque devo andare a visitare i clienti, quindi da casa riesco a fare poco, ma la terza azienda, con la quale invece ho la possibilità di fare degli ordini telefonici, io sto inventando rispetto alla parte giuridica, giusto, che lei ha fatto, io me li faccio dal telefono sostanzialmente. Posso stare a casa e quindi sono in abito, sì, al lavoro in giro, ma a casa al telefono. Invece, in quel caso è giusto, è legittimo conservare quell'ultimo mandato, cessando gli altri 2. Attenzione, in quel caso sì. Okay. Perché la risposta ce la diamo nuovamente, perché è ragionevole una situazione di questo tipo. Cosa invece non sarebbe ragionevole, e qui lo chiedo naturalmente a voi, il fatto che io dico: sì, sono inabile al lavoro al 100%, però comunque mi sento un po' di energia. Le posso fare un esempio io? Per carità. Allora, io ho 3 aziende diverse, una fa penne, una fa matite e una fa gomme. Io vado. Le viscere nessuna? Non mi è venuta con le viscere. Ok, vabbè. Penne, matite e gomme. E gomme. Per cancellare. Io faccio, ho 3 aziende, adesso dico: sto male, cesso 2, mi tengo solo l'azienda delle gomme, perché magari è quella che mi fa guadagnare di più. Sì. Per andare a vendere le gomme devo fare lo stesso giro che facevo anche per gli altri 2 mandati, tanto la clientela di riferimento è sempre la stessa, andavo da uno, gli davo penna, matita e gomma. Certo. E quindi in quel caso conservare un mandato non sarebbe, come dire, elegante da parte della gente, e in quel caso le altre 2 aziende potrebbero anche contestare la circostanza della dimissione come, tra virgolette, per giusta causa. Questo per dire che ci vuole sempre un comportamento leale, serio, professionale. La malattia non è mai uno scherzo, quindi se c'è, ma certo, ognuno sa quello che può e non può fare. Però
ecco, nel rispetto anche delle aziende che stanno dall'altra parte della scrivania e che hanno bisogno di professionisti validi, non eviterei di fare questi giochetti che invece ogni tanto si è visto. Però è anche vero, in punta di diritto io sono totalmente d'accordo con lei, però poi mi metto anche dall'altra parte, mi metto nella situazione di un agente di commercio che purtroppo ha avuto un grave infortunio, è invalido, diciamo inabile al lavoro, perdon, al 100%, ma di fatto si trova davanti una situazione in cui diciamo che la pensione non lo, diciamo, non gli consente, no, di faccio un'esagerazione, di vivere dignitosamente, di vivere dignitosamente, per non arrivare addirittura di curarsi come sarebbe opportuno curarsi per persone che sono, diciamo, in quella situazione, e quindi costretto a continuare con sacrificio a fare il famoso giro per le gomme. Ora è chiaro che in punta di diritto io sono d'accordo con lei, però poi dopo ci troviamo in una situazione che è normale, che da un punto di vista umano sia io che lei siamo e tifiamo un agente di commercio, specie, no? Allora io, prego. Facciamo l'esempio di un agente che è sotto target, ha timore di essere cacciato dall'azienda e allora prende la malattia come scusa per anticipare, quindi dare disdetta e conservare. Vabbè, ma lei ha visto casi di questo tipo? Voglia, Voglia non è troppo radiofonico. No, diciamo che la Voglia non sono nemmeno in video, a meno che lei non faccia Enzo Salvi, insomma. Ma non, ce ne sono. La guerra è guerra, come si dice. Sì, certo. E non aggiungo altro. Vado avanti, insomma, stavo dicendo. No, avevo terminato. Lei ha capito l'esempio che volevo fare, l'ho fatto. No, io ho capito, ma mi ha fatto dire, mi ha fatto perdere, diciamo, il filo discorso. Però dicevo, allora eventualmente rispetto a questa situazione, che tipo di consiglio ci sentiamo o possiamo, che potete eventualmente dare? Cioè, di fatto, cessare tutti quelli che sono i mandati, cioè per evitare qualsiasi cosa, ma io posso no, cessare. Davide, no. ognuno sa dove può arrivare, qual è il suo limite, e no, sa delle urgenze e delle necessità proprie e dell'azienda o anche dei clienti. Quindi non è che noi qui da qui possiamo dire sì, dai disdetta oppure no, prosegui. Ognuno valida. No, non intendevo quello, mi sono espresso male, avvocato Bianchi, mi perdoni, rifaccio l'esempio. Cioè, se io sono in una condizione di inabilità al lavoro, ok? Comunque, riconosciuta da un punto, è dimostrabile da un certificato dell'INPS o qualsiasi altra cosa, senza entrare nel non è questo, diciamo, il vulnus dove voglio andare a parare. Due, tre mandati, uno lo voglio tenere perché mi serve ad vivere una vecchiaia, seppur con sacrificio, quantomeno dignitosa, e due perché sono un carico di lavoro, paradossalmente tengo quello dove guadagno meno perché ho un carico di lavoro inferiore, no? Gli altri due li mando via, sono 40 anni che faccio questo mestiere e quindi le indennità, sempre con quelle aziende, e quindi le indennità sono un sacco rilevanti. Di soldi, sono rilevanti. Allora è vero che io comunque ho necessità come dire di quei soldi per, diciamo, non voglio dire per fare una vita dignitosa, però non è forse meglio, io furbescamente direi, io li chiudo comunque tutti affinché nessuno mi possa mai dire che quei 150.000 euro di indennità che l'azienda mi deve dare non te li do perché tu ti sei tenuto l'azienda pizza e fichi, ok? Infatti il video ci dice infatti è quello che mi sembrava più incerto perché in corso de guerra, cioè fanno ormai le battute in romano i nostri ascoltatori, quindi diciamo mi tengo quella che diciamo è più piccola con il minor carico di lavoro, però forse sarebbe opportuno, e qui vi faccio, diciamo, vi chiedo una, diciamo, un parere, se non è forse più opportuno chiudere tutto, magari parlare ed argomentare con l'azienda che invece vogliamo tenere e dire guarda, io sono costretto per n motivi a fare questa operazione perché di là ho in ballo tante indennità e tantissime cose, eventualmente riapriamo la mia posizione successivamente se questo tipo di atteggiamento, al di là che possa essere anche considerato, come dire, furbo, mettiamola così, o comunque strumentale, se può essere un buon consiglio oppure no, o se ne avete degli altri. Ripeto, ognuno no, ma dico legalmente, sì, chiudo tutto, sì, e poi certo, riapro, la faccio semplice. Sì, può essere anche che, perché me ne sono reso conto dopo, che può essere anche qualcosa. Che la mandante sia affezionata al proprio venditore, quindi pur di tenerlo dica va bene, dai, proseguiamo, ti dimezzo la zona in modo tale che tu abbia più facilità. Però devo chiudere il mandato, attenzione. L'avrai chiuso oppure avrai conservato le anzianità? Ah, ok, lei dice se io mi metto d'accordo. No, certo, ok. Ma qua il problema sono le altre
altre mandanti che hanno tirato fuori l'indennità, non è tanto la mandante con cui io proseguo, no, penso sono che d'accordo. Io invece la vedo un po' più come un'elusione di una... lo sapevo. Di un qualcosa che non... Lei mi è proprio ligio, avvocato con la palla. Ma no, è proprio... ma perché poi, come diceva lei prima... con la palla, no, Bianchi, ricci, come... No, ma come diceva lei prima, no? La mandante che deve mettere mano al portafoglio e dare un'indennità consistente, se poi vede che la gente in realtà continua con un'altra, potrebbe prenderla male. Quindi io mi preoccuperei di andare a fare questo discorso, di fare una chiacchierata in serenità, non tanto con la mandante che mantengo, ma con quelle con cui cesso il rapporto. Cioè io sarei a loro che andrei a dire: guardate, ho purtroppo questa grave situazione, ho avuto questo infortunio, sono costretto a chiudere il rapporto. Lo chiudiamo, mi riconoscete tutto e mi firmate magari due righe tombali, magari anche paventando la possibilità che io un qualcosina posso fare con qualcun altro. Sì, però di fatto, cioè, il diritto non, lui non... già ce l'ha, no? Cioè, ho capito bene. Ce l'ha, cessando tutti. Ok, perfetto. Tutti, sì, però se lui vuole mantenerne una su tre, mi preoccuperei di parlare con le due che cesso, non con quella che mantengo, perché sono quelle perfetto. Due che una volta tirati fuori un tot euro potrebbero dire: no, scusami, però tu mi hai cessato il mandante col mandato col presupposto di una inabilità totale e permanente, e oggi a distanza di due mesi, tre mesi, hai riaperto il contratto con una delle di noi tre. Quindi certo. Mi preoccuperei di parlare con loro, non con quella che mantengo. Ok, molto chiaro. Una domanda ancora rispetto alla nostra ascoltatrice con cui abbiamo aperto la diciamo la trasmissione, quindi Simona, incinta, sospensione dell'attività. Ma può eventualmente non sospenderlo questo mandato e fare come ci ha descritto: mi sono messa d'accordo, mio marito sì, mi dà certo. una mano. L'azienda, laddove lei dovesse andare a dire: guarda, non vado più io, va mio marito, perché comunque ho un problema con mio figlio, e volesse comunque riuscire, per non rinunciare, perché oggi gli abbiamo dato la notizia: guarda, sì, puoi sospendere, è legittimo, ma provvisioni. Ma può anche proseguire zero. Come sta andando. Ok? No, dico, può farlo, l'azienda può dire: eh no, però non stai andando tu ad incassare, sta andando tuo marito. Questa è la domanda. L'azienda può obiettare, cioè è nel diritto dell'agente di commercio, Davide, farsi sostituire da qualcuno? È una situazione di fatto, peraltro concordata con l'azienda. Che fa adesso, retroattivamente l'azienda contesta? La vedo difficile. No, però lei ancora non ha sospeso. Io sto parlando di non Simone. Ha sospeso, ma il marito sta comunque girando per andare a raccogliere gli incassi o a facilitare, a collaborare con l'azienda. Ok, no? Quindi laddove l'azienda si dovesse stancare di questa situazione, allora mettiamola così, è vero quello che dice lei, ma probabilmente già si stancherà se il marito non procurerà affari, non procurerà ordini, perché se dovesse portare ordini, perché no? Ma invece, da un punto di vista legale, no, c'è me. Bisogno del consenso? Cioè, io se io ho, per esempio, facciamo il caso anche di Stefano, dell'altro ascoltatore, cioè, o dell'altro nostro ascoltatore che ha detto, appunto, anonimo, che ha detto: sono costretto a. Ma io posso farmi sostituire o mi necessita comunque l'accordo da parte dell'azienda? Posso farmi sostituire, sì, ma Davide, un discorso è la formalizzazione della sostituzione, un altro discorso è la sostituzione non formalizzata ma comunque conosciuta, nota alle parti. È la stessa cosa, solo che manca il pezzo di carta. È un po' come la radio e il video. È un po' come essere qui oggi e salutare per la prima volta a fine trasmissione Tiziano Cencerelli in regia, Walter Raponi in regia video, che ci ha concesso, che la farà vedere la mano della regina Elisabetta, in redazione invece Francesca Sacco e Marco Potetti, l'avvocato Lorenzo Bianchi, grazie avvocato, grazie Bianchi a voi. Sì, esatto. L'avvocato Valerio Colapaoli, grazie avvocato, grazie. Colapaoli e Davide Ricci, che ho condotto questa trasmissione. Vi informo che abbiamo ancora ben 50 secondi di diretta, ma video, ne faremo la altre. Lascio a voi, ma certo ne faremo altri video. Le lascio totalmente a voi, fate quel che volete per 50 secondi. Questo è un invito a nozze. No, era 50 secondi che sono diventati tutte le telecamere. Tutte se lo muove così, non dà il tempo a Walter Raponi di inquadrarlo. Ha capito? 30 così? Secondi. Ah, di più? Sì, di no, più. Di più. Ma mi che alzo, vergogna. No, no, va bene. Che vergogna. Insomma, beh, mi piaceva chiuderla così questa diretta. Più bella video, di così. Più bella con di un così. Fermo immagine con la musichetta sotto, come l'almanacco del giorno dopo. Sì, va bene. Mi date la scaletta per bellissimo, ringrazio tutti coloro
coloro che ci hanno seguito in video, tutti coloro che rivedranno il video, tutti coloro che vorranno ascoltare il podcast. Noi domani saremo ancora in diretta qui col dottor Bellucci. Ciao!